Chieti si fonde con Teate, l'era contemporanea illumina l'antico, una luce diversa che di giorno si riflette sulla candida pavimentazione e di notte quasi riporta il sole grazie a un sistema di fari moderno impercettibile. Il nuovo volto di Piazza San Giustino è stato mostrato ai cittadini di Chieti in una serata di festa in cui la comunità è tornata a incontrarsi e a godere di un vero e proprio spettacolo. L'esibizione delle ginnaste ha incantato il pubblico, mentre i virtuosi di Kiev hanno creato un'atmosfera magica, clima reso emozionante. Anche dal coro Giacomo Puccini, un luogo presidiato da municipio, tribunale e cattedrale, Piazza San Giustino, che simboleggia la coesione sociale e la pace. E hanno fatto riferimento proprio a questo il sindaco Diego Ferrara e Monsignor Bruno Forte, che ha benedetto la piazza dopo il taglio del nastro previsto nei 6 punti d'accesso. Piace tanto, è la nostra città. Chieti, la nostra Teate. Diciamo che il contrasto tra bianco e poi la colorazione originale è molto interessante. È uno spazio di cui ci siamo riappropriati e l'aspettavamo. A parte il fatto che è stata chiusa per un secolo, quindi almeno adesso c'è, però speriamo che aprano un po' di locali, un po' più di vita. Almeno una piazza che è libera dalle macchine, per tanti anni ci stavano le macchine, o anzi prima gli autobus. Allora c'è l'estrazione della tombola, ma 66-68 anni fa, pieno qua, no? Venivano i cantanti. È stata una serata davvero magnifica con una folla di persone che non vedeva l'ora di riappropriarsi del cuore della città, circa 1,5 milioni i fondi spesi per l'opera di restauro. Uno scrigno di storia esposta in piazza La Testina di Venere, preziosissimo reperto rinvenuto durante l'opera di scavo, ma dal sottosuolo sono emerse anche due sepolture d'epoca italica, emozioni per quella che è stata definita una serata di rinascita. Oltre che essere felice, mi sento orgoglioso di quello che è stato fatto e come aver accettato, il test di fare un puzzle, di elevata, difficoltà e aver questa sera, collocato l'ultimo tassello. E, diciamo che, l'apertura di questa piazza deve essere, me lo imporrò, deve essere solo il trampolino di lancio, di ulteriori modifiche, strutturali della nostra città. Dopo tantissimi anni, finalmente questa piazza viene, ridisegnata e ridata ai cittadini. Adesso, con i cittadini e con tutti quanti, gli attori della città, dobbiamo farla vivere ancora di più. Quindi ci impegneremo e il nostro obiettivo è quello di renderla ancora più bella di quella che è oggi.